nuova puntata di Schermi e Schermi, tutta dedicata alle novità al cinema ma anche in piattaforma. Iniziamo con tre titoli in sala, anzitutto Finalmente l'alba di Saverio Costanzo e poi la commedia romantica Romeo e Giulietta di Giovanni Veronesi. Poi abbiamo l'action targato Marvel Columbia, Madame Web con Dakota Johnson. Ci spostiamo poi in casa Sky per la miniserie Un amore da un'idea di Stefano Accorsi. Chiudiamo con il crime Netflix Un inganno di troppo. Primo titolo di questa settimana è Finalmente l'alba, il ritorno al cinema di Saverio Costanzo. A 20 anni dall'esordio folgorante con Private e a 10 dall'ultimo film Hungry Hearts, il regista anche della serie L'amica geniale firma un film potente che abbiamo visto in concorso a Venezia 80. Finalmente l'alba ci porta nella Roma degli anni 50 dell'Hollywood sul Tevere, racconta sullo sfondo il fatto di cronaca, la morte di Vilma Montesi, e racconta il percorso di formazione di una giovane mimosa che si incontra con il mondo del cinema tra sogni e delusioni. Nel cast l'esordiente Rebecca Antonacci, le star internazionali Lily James e Joe Keery, che dire, bentornato Saverio Costanzo. Seconda proposta in sala questa settimana è Romeo e Giulietta, commedia degli equivoci con striature romantiche firmata da Giovanni Veronesi. L'autore della trilogia di Manuale d'amore torna a raccontare sentimenti ma anche a firmare un omaggio al teatro, alla messa in scena e soprattutto all'opera più famosa del bardo, di William Shakespeare. La storia ambientata nel nostro presente vede come protagonista Pilar Fogliati, una convincente Pilar Fogliati, tra l'altro ha firmato il copione insieme a Veronesi, ma soprattutto un magnifico Sergio Castellitto. Il film ha continui riferimenti anche al mondo hollywoodiano come Shakespeare in Love, Tuzzi, Victor Victoria, davvero una bella proposta per chi ama il teatro con un ottimo copione e buone dinamiche per un pubblico adulto da 14 febbraio con Vision Distribution. Terza proposta in sala è l'action a stelle e strisce Madame Web per la regia di S.J. Clarkson con protagonista la convincente Dakota Johnson. Il film prende le mosse dai fumetti della Marvel, si muove nel perimetro dell'universo Spider-Man, a svilupparlo non è la Disney ma bensì la Columbia Pictures con Sony. Madame Web racconta la storia di Cassandra Web, che è un paramedico negli Stati Uniti ma scopre ben presto di avere dei poteri speciali, cioè sa prevedere il futuro. Nel cast anche la star in ascesa Sydney Sweeney, che dire, buona la confezione formale, ottimi gli effetti speciali, un po' meno il copione e lo svolgimento, con lungaggini e si arriva tardivamente al cuore dell'azione. Ricordiamo, nei cinema con Sony dalla metà di febbraio. Quarta proposta è una miniserie, una novità in casa Sky sulla piattaforma Now. Parliamo di Un amore, diretta da Francesco Laggi, una produzione Cattleya e Sky Studios che vede protagonisti Stefano Accorsi e Michela Ramazzotti. Il soggetto prende proprio le mosse da un'intuizione di Stefano Accorsi e racconta l'incontro in un'estate in Spagna in Interrail di due giovani. Siamo alla fine degli anni 90, la storia poi si sposta nei nostri giorni, quindi 25 anni dopo, e racconta come quei due ragazzi di allora, Anna e Alessandro, che si sono tenuti in contatto per via epistolare, per carta e penna, provano a ritrovarsi appunto nella vita di tutti i giorni a Bologna. Buona la regia di Francesco Laggi, ottima l'interpretazione di Accorsi Ramazzotti, una buona proposta che si sviluppa su 6 episodi dal 16 febbraio. Quinta e ultima proposta, un crime ad alta tensione, in casa Netflix. Parliamo di Un inganno di troppo, Fool Me Once, per la regia di David Moore. Nel cast troviamo Richard Armitage. La storia prende le mosse da un romanzo di successo del giallista Harlan Coben, lo stesso anche di The Stranger, e racconta la storia di un ex militare a Londra, Maya, sposata felicemente con Joe, ma è madre di Lily. Un giorno Joe viene ucciso brutalmente lungo la strada, poco tempo dopo anche la sorella Claire scompare. Due morti che apparentemente non sono congiunte, ma in realtà nascondono un intrigo ben più grande.
potremmo definirlo come un giallo page turner, ovvero si divorano gli episodi uno dietro l'altro, buono l'andamento dei colpi di scena, un po' meno la compattezza e la verosimiglianza del copione. Una buona proposta per un pubblico adulto su Netflix. Finisce qui anche questa puntata di Schermi e Schermi e non possiamo che augurarvi come sempre una buona visione. Se volete andate a recuperare gli episodi sul portale di Telepace ma anche sul canale YouTube dedicato.